Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare slime musica di Tony 2000. Prima di iniziare vi volevo ricordare velocemente che ho creato un gruppo su Telegram in cui parliamo di rap italiano, americano, emergenti, SoundCloud, veramente di tutto. È una piccola community, attualmente siamo 400. Insomma, trovate il link in descrizione sotto i miei social e seguitemi sia sui social e se volete entrare nel gruppo mi farebbe piacere. Prima traccia, 64 bars, se voglio. Cancio tutta Italia, ma non sono stanco. Ok. La testa sul denaro, penso solo a farlo. No, va bene. Sono un trap boy, brother, sto emergendo dal fan. Sì. Sono in giro con le bestie. Sta tutto chillato. Ok. Se parli di soldi divento tutto rosso. Ehi. Bitch mi scrive sempre a capodanno. Sì. Il contatto c'ho tutto in ogni parte dell'anno. Sono tutte stronzate che vanno a mio vantaggio. Cap. Gente inventa cazzate per il gusto di farlo. Ma nessuno fa back to back come il Tony. Mamma mia. Parli solo al telefono, penso sei ridicolo. Penso. Dici in giro che fai brutto, ma sei pure astemio. Mi sa proprio che 64 barre effettivamente le ha fatte. Che dire, un intro totalmente in pieno stile Tony 2000. Perché alla fine è proprio la sua caratteristica, questo flow bello chillato. Poi secondo me una cosa che almeno per quanto mi riguarda ogni volta mi sorprende è proprio l'attitudine con la quale rappa. Sembra che faccia rap da 40 anni e passa, e invece voglio dire è a tutti gli effetti un emergente. Quindi un intro che mi è piaciuta, bella, pieno stile Tony. Andiamo con la seconda, il vero Gianni Sperti. Quelli su di me sono fatti che assumi. Tu sei stupido per quello che fumi. Ok, sì. Ma il rovescio per la maglia di Stussi. Slideri c'è un'Italia di stupri. Cammino nella trap. Esperti. Ti faccio la barba come Gianni Sperti. Ok. Sono peggio di un mostro. Gli ops mi pensano quando c'hanno. Ok. Non so Dio morirò ciccione come Gans. Ok. Rosso dentro la mia gamba. Una sconosciuta mi sta dando testa. Mi sta dando la testa. Slideri c'è come una chiesa. Io sono il prete. Sto facendo la predica tra gli anglasondo il mondo sulla schiena. Ok. Perché è stata una bella scena. Sono postato Samuel Jackson. Il volto coperto, killer come Jason. Cammino nella trap come Johnny Bravo. Con Slidery sarà un petto chiaro. Tutti conoscono quello che faccio. Tu non hai recepito il messaggio. Tutto è Slidery correlato. Non stai più pensando, sei ipnotizzato. Non avendo ascoltato l'album fino a oggi, che è mercoledì, perché è appena passata la mezzanotte, ho visto che questa canzone era la più postata su Instagram, quindi sono andato a vedere ed effettivamente è anche la più riprodotta. Probabilmente l'hit del disco, non lo so se ci saranno canzoni che mi sorprenderanno di più, ma è sicuramente una hit, questo lo possiamo dire. Il beat scorre liscio, lui sopra rapparci ci va ancora più liscio e quindi ti teletrasporti in un'altra dimensione. Effettivamente Slidereach mi ha ipnotizzato. Comunque andiamo con la terza, Scam. Double M sul beat come Tony. Sono un problema in diversi contesti. Testi. Salto fuori, sono come Gambino. Sto facendo mafia, sono come Sono Sheet. Con colla di gorilla dentro al park. Sono incollato ad alzare le star. Sotto nel posto c'ho una body cam. Mamma mi insegna a fare gli scam. Notte, non lo vedi quel Tonino. Tony fa più paura del vaccino. Sì. Suona il telefono mentre faccio sesso. Ho un nuovo slime, sta chiamando adesso. Batti okay. Se voglio faccio la mossa. Tony col ferro può chiamarlo il cobra. Sono minacciare, derubare per fare. Perché sono io il vero Tony Bambino. Questa canzone insieme a Tony Sosa e Couscous sono i tre singoli estratti prima del drop dell'album. Questo sicuramente il primo, perché uscì diverso tempo fa, qualche mese, con un video proprio su YouTube tutto cacato addosso, molto trap, ovviamente fatto apposta così, per carità. Non voglio ripetermi troppo, quindi altra canzone in pieno stile Tony, con il flow tutto chillato sui beat così. Questo beat forse era un po' più hard degli altri, ci sta, mi aspetto molte canzoni su questo stile. Andiamo con la prossima, Troia Gangsta. Stupida negra, sono quello perfetto. Ok. Per te. Se ti piace son disposto anche a picchiarti. Sto pensando solo ai soldi e come farli. Ti darò il permesso di chiamarmi Gucci Papi. Ho una Glock, lei mi dice che le sembra cari. Vuoi provocarmi per schiaffeggiarti? Ok. Posso venderti il crack per farti. Baby Gucci, non arrabbiarti. Mi succhi il cazzo mentre sulla molly. Baby ti faccio fare un figlio. Ma troia sono già io il bimbo. Puttana sei innamorata di un gangster. Questa invece non era uscita, ma era una canzone che aveva spoilerato su Instagram diverso tempo fa. Anche in questo caso parliamo di mesi. Finalmente l'abbiamo sentita originale. Ci sta, devo dire che lo snippet che poi aveva postato era la parte più potente secondo me della canzone. Se non mi fermo troppo a parlare delle canzoni è per evitare di ripetermi, perché alla fine non ho neanche troppo da dire. Questa è un'altra carina, ci sta. Andiamo con Tony Italia featuring Liscia G.
Ok. Unexpected. Questa troia è sliderici. Sono un vero problema. Sono postato non per fare scena. Sto con liscia G una vera nera. Sono giro G una busta piena. Non ho pietà, non gli do una tregua. L'ho messo sotto pressione e si piega. Okay. Sono il cattivo dentro la vicenda. Vado come la mafia in America. Ok. Mi sento stonato se sto sui zen. Sono il Tony, sono una vera sesso. Alzo cash, li flexo ventagli. Verrei fatto sporco il primo passo falso. Carina, ci sta. Unexpected per via della ragazza che immagino proprio sia americana, perché non me l'aspettavo. Insomma, anche lei, ho visto il profilo Spotify al volo, credo che sia molto un emergente. Devo dire che alla fine a livello di sound non ci sta, cioè non ci sta male, perché boh, ha fatto anche qualche barra figa. Chiaramente ho preferito Tony, ma per una questione che sì, sono maschilista. No, non sono maschilista, però le ragazze che fanno rap, scusate, ma a parte qualche rarissima eccezione, non riesco proprio a farmele piacere. Andiamo con la prossima, Sesso Sliderich. Bevo tanta acqua, sono disidratato. Ok. Come il buff, perché ho leccato. Mi ho asciugato come un asciugamano. Sì. L'ho frustata con un asciugamano. Ti apro il culo e dopo ci metto il cazzo. Aiuto. Baby, amo come i profumi. Il modo in cui duri poco quando fumi. Andiamo da te, spegniamo le luci. Succhiato il cazzo. Ok. C'hai un sapore buono, sembra quello che sì. Meglio del cheeseburger cheese. Mi attiri come i pesci col pane formaggio. Ok. Cari, ti tiro uno schiaffo. Se non vuoi scopare, ti tiro uno schiaffo. La scopa da dietro dice dammi uno schiaffo. Non lo reggo. Ormai sono entrato. Sì. C'è sessuale quando faccio il pazzo. Sto fumando buono e delicatissimo. Sono Christian De Sica, sei delicatissimo. Tanto una minchia chittata, pronta per la tua patata. Sei una donna fortunata. O farò in modo che il tuo culo applauda. Ci vado veloce, sembro Niki Lauda. Basta scopare. È notte fonda, devo andarmi a coccare. Mi devi lasciare stare. Poesia. Grazie Tony, grazie. Mamma mia, sta canzone non so se è più epica o più veramente mi ha fatto scattare dalle risate in alcuni punti. Questa per me fino adesso è la migliore, davvero. In alcuni punti ha pure ripreso il flow di Baby Me Sliderich ipnotizzato, e la canzone secondo me in parte la ricorda più o meno, una love song alla Tony 2000. Quindi ci siamo intesi. Poi un'altra cosa del suo stile che mi fa assolutamente impazzire è che secondo me quasi tutto, non voglio dire tutto, ma scrive molto in freestyle. Si sente anche proprio nella canzone che da una barra gli esce l'altra ed è epico. Quindi andiamo avanti con la prossima, Giuseppe Simonei. Sto con una bad bitch, una monella. Avvocato, questa teoria mi ha chiesto lo spell. È risaputo che pensa quei cat. Lì puoi chiamarmi Giuseppe Simonei. Sto sui tranquillanti come Rosario. Giuro su Dio che la mia vita è muore. Sono io il vero Biggie Notorious. L'occhio pigro come Biggie Notorious. Che fumo critico e poi faccio il dash. Contato sempre non mi serve fare step. Mamma mia. Lascio da slime come Shrek. Tivo se sono Tony sulla track. Appiccicato alla trap come Jack. Cristo, sono io il vero Gipsy Man. Mi sto rilassando in una jacuzzi. Dovrei comprare un maglione di Gucci. Anche questa abbastanza carina, dedicata all'immenso Giuseppe Simone, che se avete più o meno la mia età o qualche anno in meno probabilmente lo ricorderete. È diventato un meme per 1 o 2 anni grazie ai video di Dipre. Se non sbaglio c'è anche qualche citazione a Rosario Muniz, un altro esaltato. Ci sta, non mi è dispiaciuta, neanche tra le mie preferite, però niente male. Andiamo avanti con il vero CC featuring Lil Fabris. Non c'è un giorno che passa in cui non penso al guardare. Ok. Non mi piace camminare, quindi sto guidando. Il bros. Sì, la mia donna vuole un figlio, però sto trappando. Come Claudio Coviello. Sono bravo a ballare. Vengo dal mangiare pollo fitto. Dentro siamo il patto. Tony è mio fratello. Italiani come pasta e pizza. Ehi. Okay. Siamo la nazionale. Ok. Senza pasticche divento manesco. Anche questa davvero una hit. Forse dopo Sesso Sliderich è la mia preferita. Finalmente un po' di trap italiana. Che cazzo, perché davvero quando sento la trap ormai dagli emergenti in questi anni è solo un copiare roba americana. Finalmente uno che dice mangio pasta, pizza, carbonara, matriciana. E che cazzo, ci vuole assai. Voglio dire, un minimo di personalità. E comunque Tony 2000
due miglia e Lil Fabris hanno già collaborato in altre occasioni e comunque hanno dimostrato di tenerci all'Italia. Proprio nel tape di Fabris c'è una canzone chiamata Italiano featuring Tony 2000, appunto. Però va bene, andiamo con la prossima, mi atteggio. Sono Danilo Valla, per come dico te, sto leggendo la Bibbia, è un testo. Sarei fatto sporco il giorno 13, venerdì 13, lo dico ancora, Jason. Seconda coppa di Lin mi fa sentire confuso. Stai tremando, il tuo timore lo fiuto. L'ho fatto cambiare, ora credo in confuso. Sangue freddo, sono un rettile bastardo. Corro verso i soldi come fa un ghepardo. Ho segreti come il Vaticano. L'intero mondo nel palmo di una mano. Faccio un lavoro pulito in nero. Ok. Paranoia mi fa essere attento. Ok. Penso che sto impazzendo. Ho scammato un plug, quel negro era un fesso. Sai come li alzerà adesso. Alzo cash, tu fai l'elicottero con il pisello. Se sfogo la rabbia ti rompo il set. Giusto. Sai che intanto finesso. Sto. L'ultimo capitolo Tony Funes. Sarei fatto sporco il giorno 13. Anche questa davvero forte. Però secondo me mettere in un progetto così tante canzoni, comunque con queste basi simili e il flow simile, in un certo senso non te le fa neanche apprezzare tutte. Perché per esempio questa è una hit, però con questo stile ne abbiamo già sentite 5-6. Quindi quello che già posso aspettarmi da un suo prossimo progetto è un po' di versatilità in più, perché secondo me, ripeto, ti farebbe anche apprezzare di più ogni singola canzone. Andiamo avanti con QP come Babyface, featuring Babyface. Sto nella trap finché il sole cala. Beretta in mano ti cambia la faccia. Ti annienti in un modo in cui non pensi a un cazzo. Il mio nome è Tony, è esposto quel pacco. Stupida troia, è scopato col capo. Non dire cazzate, tu non c'hai denaro. Noi ci siamo sugli affari davvero. Salto fuori, sai che tengo come peso. Giuro su Dio perché già lo sai. Crimine e soldi perché siamo slime. Sì, sono baby col carico appresso. Non vuoi guardarci da sotto il cipresso. Ok. Sai che l'opzione che ho le us. Sai che sono già attento. Tu non mi prendi, non la gomica. Sto cucinando una cucinita. Double up perché sono un hustler. Sopra il mio glizzy c'è scritto Walter. Niente male, ci sta. Un po' lo stesso discorso della canzone precedente. Questa volta è insieme a Babyface. Hanno già collaborato più volte, sono molto affiatati. Mi è piaciuta anche la sua strofa, probabilmente anche perché insomma dà quel qualcosa in più alla canzone, diverso dallo stile di Tony. Quindi andiamo avanti con Couscous. Questa già vi dico che è una delle mie sue canzoni preferite. Ho speso una bag solo per stare via. Un giorno d'acqua. Non mi interessa il tuo culo, non so come sono. Sento Snoop quando ero un nuovo book. Dentro al patto cucinavano i due. Se il patto farai soldi da dentro uno stufo. Se mi hai fatto un torto non lo fare più. Sto con le pills, ecco, con le droghe a Milano. Penso ai soldi da quando avevo un casio. Ma so per certo che avevo quel casio. Plug in orario proprio come un casio. Capisco che ho fatto dal modo in cui mastica. Però so alzare la pasta. Erba pressata in un pacco di plastica. Tony c'ha sempre lasso nella manica. Yeah. Sono quel Tony bambino, mi sento bellissimo. La marocchina faceva quel couscous. Come dicevo nell'intro, una delle mie sue canzoni preferite. Credo che insieme a Baby mi è slidericci ipnotizzato siano proprio le mie sue canzoni preferite. Secondo me su questo genere di beat ci sta troppo bene, con quel tocco anche in un certo senso quasi di old school. Non voglio chiamarlo old school, però comunque ti dà quelle vibes un po', no? 2000. Anni 2000, beh, 2000, no. E andiamo avanti con Tony e Sosa featuring Cabellera. Sta merda ti lascio a terra un pochino. Sono a Milano col peperoncino. Chiedevi guest, ho dato una fake bag. Negri vogliono coprire il mio swag. Tony e Sosa stiamo dentro la trap. Sono connesso perché sono il main man. Leader ci muovi diventerà un impero. Mi chiedi contatto però io non te lo do. Cabellera vende pure a salutando. Shout out a salutando. Sono great by con salutando. Soldi mi troppo un cumbre na glow. Pacchi copi ru San Salvador. Falso vegano su cazzi di o. Tony e Sosa in giorno renegade. Guarda Tony sta con Danny Rex. Come ho detto prima, uno dei singoli estratti prima del drop dell'album, Tony 2000 e Cabellera. Questa traccia è la Calabria, cioè davvero assurda. Tra l'altro proprio di Cabellera dovrebbe uscire, non so tra quanto, Shooterville, che dovrebbe essere, non so se un EP, un album, insomma qualcosa di diverso da vederlo come featuring e singoli. Anche se non credo che abbia mai droppato un suo singolo ufficiale. Vabbè, comunque non perdiamoci in chiacchiere, la canzone era potentissima, totalmente trap. Andiamo con l'altro, Minute Man. Sono sempre pronto come un Minute Man. Versace non è Prest, ora è VVS. Non voglio un manager, non mi serve. No. Non voglio un tuo consiglio, so già cosa fare. Come farlo? Sto sopra gli
con cambio Fabulous. Sono già le 6 pm e penso che dovrei svegliarmi. Mi alzo bello fresco e mi metto la collana. Sono plaggato con Cristiano Ronaldo, con Fabio Vito. Arriva in albergo Freeman, ma stiamo schiacciando pill. E ci dice bella raga, ma state poppando pill. Ok. E capisci perché rido quando provi a farlo giro. Io penso a me, quelli con cui sono connesso. Vedete quando intendo che molti testi li scrive in freestyle? Perché se sentite a un certo punto della seconda strofa, o almeno nella seconda parte della canzone, dice addirittura come è andata la creazione di questa canzone con Freeman. Che dire dell'intero progetto? È sicuramente molto fatto bene, finalmente un po' di trap italiana. Tony 2000 è uno degli emergenti più forti e non ha perso occasione di confermare questo. Se posso fare una critica, secondo me, per come è il suo stile, per come sono le sue produzioni, mettere 13-10 tracce, insomma, così a una certa può diventare un po' stancante, quasi, nel senso ascoltarle, perché alcune si assomigliano e, ripeto, secondo me neanche te le fa apprezzare tutte. Voi invece cosa ne pensate? Vi è piaciuto l'album? Qual è la vostra canzone preferita? Ditemelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace. Nel caso in cui non lo foste, iscrivetevi al canale. Se lo siete già, attivate la campanellina, così non vi perdete ogni video che carico. Condividete questo con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slap.